L'idea che fosse l'occasione giusta per il capitano ha sfiorato i più romantici. Nel giorno in cui il Chelsea saluta l'amore durato 13 anni di Frank Lampard, diventa difficile non considerare quello eterno di Daniele Conti, ora in silenzio e al lavoro per dare ancora il suo contributo ai Cagliari. Gianfranco Zola però si appende al suo albero di Natale, prodigo di regali, 7 punti in 3 partite. Malgrado debba rinunciare a 2 rami portanti, Ekdal e Rossettini, non sembra orientato a cambiare l'architettura della squadra. Davanti a Birkic, Gonzalez, Capuano, Benedetti e Velar, a centrocampo conferma per Don Sa, Crisetti e De Sena. Il trequartista certo è João Pedro, tutto da decidere per la prima punta e il secondo trequartista. In quella posizione comunque abbiamo diverse soluzioni, cioè... Abbiamo Diego che l'ha già fatto e l'ha fatto abbastanza bene, c'è Marco che l'ha fatto entrando e l'ha fatto bene, insomma. Soluzioni ne abbiamo diverse, insomma. C'è Usbauer che può fare anche quel lavoro, quindi ho delle varie soluzioni. Io credo il punto che non sia da Albi in sé, è avere comunque l'equilibrio in quel reparto là, nel senso che comunque gli attaccanti fino a le due mezze punte e l'attaccante hanno dato un grandissimo equilibrio alla squadra in queste ultime partite. Quindi ecco, la mia valutazione non è di chi sostituisce Albi, ma dell'equilibrio che quel reparto deve continuare ad avere. L'Atalanta di Colantuono ha aumentato il peso in attacco con l'arrivo di Piniglia. Denis ha un compagno vicino e Maxi Morales ruota intorno. Coperto il resto della squadra con Zappacosta promosso centrocampista esterno, protetto da Benalouan. Altro ex, Cristiano Del Grosso nella corsia di sinistra. Arbitro dell'incontro sarà il signor Orsato di Schio, radiocronaca diretta su Radiolina a partire dalle ore 14. Inizio della gara fissato per le 15.